Dall'unione di 9 comuni ad un progetto transnazionale europeo con 10 partner. A Guilmi, i paesi del Sinello hanno dato vita a Sagittarius, con l'obiettivo puntato sulla valorizzazione dei territori e dei prodotti tipici locali e sul turismo sostenibile. Il progetto è parte integrante del programma Sud-Est Europa del nuovo obiettivo 3, cooperazione territoriale europea, per il periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali. L'Unione del Sinello, costituita dai comuni di Carpineto, Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castiglione Messermarino, Eccellenza sul Trigno, Guilmi, Montazzoli, Palmoli e Torre Bruna, è uno dei due partner italiani del progetto, assieme alla comunità montana lucana dell'Alto Basento. Ci sono poi Bulgaria, Romania, Slovenia, Ungheria e Grecia. Tutti i partner puntano sulla cultura quale volano per l'economia, coinvolgendo sui rispettivi territori partner satelliti come la politica, gli enti pubblici, l'imprenditoria privata e il terzo settore. Il direttore dell'Unione, Project Manager, Emilio Racciatti. Quali sono le ricadute che vi aspettate sul territorio dell'Unione dei Comuni del Sinello? Allora, l'intenzione nostra è quella di integrare il progetto IPA, di cui siamo vincitori, il lead partner in quel caso è la città di Spalato. Con questo progetto realizziamo una pista di mountain bike lungo i vecchi trattori, rivitalizzando i vecchi trattori. Con il SEE andiamo a dare visibilità e il completamento del primo progetto praticamente. Il progetto è stato illustrato dalla consulente Michela Roy. Nasce dalla volontà del nostro lead partner, cioè il soggetto capofila che è l'Università di Atene, e poi con il contributo di tutti i partner, quindi anche con il contributo dell'Unione dei Comuni del Sinello. È stato presentato nel 2009 al bando uscito con il SEE, che è un programma comunitario che finanzia tutti i paesi che stanno si affacciano sull'Adriatico e arriva fino alla Moldavia. In particolare Sagittarius si interessa di promuovere la cultura in senso ampio quale driver di sviluppo economico, perché si è visto che la cultura può diventare un prodotto economico pur tutelandolo, pur catalogandolo, pur preservandolo da tutte quelle cattive pratiche che gli esseri umani spesso mettono in pratica, ma può diventare un volano dell'economia, si può fare un uso economico della cultura. E preciso che per cultura in senso comunitario, in patrimonio culturale, noi intendiamo non solo il bene archeologico, il teatro, quello che noi pensiamo essere realmente cultura, ma anche il prodotto tipico, la ricetta locale, il turismo sostenibile, quindi è integrazione di tutti questi elementi che compongono in senso ampio cultura per fare uno sviluppo sostenibile. Il vanto del nostro territorio è la ventricina, per Guilmi, che è proprio il clou, è la ventricina di Guilmi, un insaccato importante riconosciuto anche a livello nazionale che il comune insieme a tutti i cittadini stanno cercando di sponsorizzare, creando un'associazione di produttori da poter poi lanciare questo prodotto su tutto a livello nazionale e a livello anche internazionale. Quindi cercherete di prendere i partner per la gola? Sì, diciamo che è la nostra maggiore aspettativa, è questa appunto di poter prenderlo per la gola, di potergli far gustare tutti i prodotti tipici del nostro territorio che sono squisiti. Che cosa vi aspettate voi abruzzesi residenti in Romania da questo progetto? Allora, innanzitutto sono diversi anni che noi come associazione cerchiamo di promuovere l'Abruzzo in Romania, di farci conoscere. Poi alla luce delle opportunità che l'Unione Europea pone, e c'è una richiesta di partenariato e quindi noi cerchiamo di mettere l'Abruzzo, anche di promuovere l'Abruzzo come partenariato presso le istituzioni rumene. Abbiamo organizzato diversi incontri in Romania proprio con le istituzioni abruzzesi, la regione, i vari GAL, quindi le varie le province, quindi abbiamo, i comuni soprattutto, quindi abbiamo fatto una bella opera di far conoscere il nostro Abruzzo.
e ci aspettiamo tantissimo, anche perché questi progetti vanno nella direzione giusta, come l'Europa chiede. E l'importante è quello che dico sempre, è che bisogna mettere due persone serie insieme, perché il problema di questi partenariati è che la distanza, non si conoscono e quindi diventa difficile avere la stessa lunghezza d'onda. Come associazione ci proponiamo di proporre dei partenariati su conoscenze che noi abbiamo del territorio, in maniera tale da poter presentare delle persone serie che abbiano coerenza e che abbiano soprattutto la volontà di portare a termine e di fare veramente un bel lavoro. Guilmi in Romania vuol far conoscere il proprio prodotto tipico per eccellenza, che è la ventricina. Però, dica la verità, lei la ventricina l'ha già portata in Romania? Certo, l'abbiamo portato alcuni anni fa con il GAL, con Maiella Verde. Ci sono state delle belle giornate che abbiamo organizzato con l'Ambasciata d'Italia, abbiamo fatto conoscere tutti i nostri prodotti tipici abruzzesi, tra cui anche quella ventricina, quindi è stata ben apprezzata, e pensiamo di replicarla in una settimana in un festival italiano, e ci sarà la presenza abruzzese alla fine di maggio in occasione della Festa della Repubblica organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Romania. L'Unione dei Comuni del Sinello che cosa apporta di suo in questo progetto? Di nostro portiamo il know-how, cioè la capacità di fare, mettere in rete idee, capacità realizzativa. Noi dobbiamo realizzare nel progetto l'agenzia Una Onlus, che durerà nel tempo, per la valorizzazione e la messa in rete di tutti i prodotti tipici, sia i nostri che i loro. Quando è iniziato il progetto Sagittarius? Il Sagittarius ha avuto il kick-off, l'inizio il 28 di settembre a Rodi. C'è stata la conferenza d'inizio dove hanno partecipato tutti i partner. E finirà? Finirà nel 2014, un progetto abbastanza lungo, prevede diverse fasi, diversi incontri, lo scambio di buone pratiche praticamente. Avremo l'onore qui a Guilmi di avere la sede dell'ONG, quindi come dire diventeremo il centro di oggi e del futuro. E quindi diventeremo il punto dove si convoglieranno le informazioni e i soggetti fino alla Moldavia che hanno partecipato e tutti gli altri che parteciperanno. Dall'altro riusciremo a far impattare sul territorio questi nuovi modelli, cercheremo di unire il territorio per far comprendere la necessità di mettersi insieme, di sviluppare la cultura a livello imprenditoriale. E quindi faremo questo processo, in più coinvolgeremo i giovani e le donne in modo tale da fare un'ampia inclusione. Per il nostro territorio è una cosa importantissima, perché diamo la possibilità sia ai giovani che a tutti gli imprenditori di sviluppare la partnership con tutti i paesi che fanno parte di questo progetto. Avremo la possibilità, come Guilmi soprattutto, che ha una produzione di un prodotto tipico, a parte la cultura, di poterlo esportare e farlo conoscere con tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. È un'occasione importante da non perdere, è un'occasione che va vissuta fino in fondo, è una cosa che tutti i cittadini e soprattutto gli imprenditori devono capire, che è una cosa importantissima per dare lustro, per farsi conoscere e per creare un qualcosa di importante che possa anche portare reddito al nostro territorio. Un progetto importante, positivo, prezioso per questo territorio, che evoca molte cose, evoca la necessità di tornare a un protagonismo locale, al modello dello sviluppo locale che negli anni 90 aveva fatto molta strada con i patti territoriali e gli strumenti di programmazione negoziata, che poi è stato colpevolmente abbandonato. Evoca questo rapporto con l'altra sponda dell'Adriatico e quindi la macro-regione adriatica, sulla quale stiamo lavorando molto in questi mesi per portarla a compimento con l'approvazione da parte dell'Unione Europea. Evoca questo rapporto che va correttamente ripristinato tra lo sviluppo globale e quello locale. Un progetto, questo nella specie, ma qualunque altro progetto, è buono, è valido, è efficace se è locale,
ancorato al locale, ma se è capace di proiettarsi oltre il locale, nel mercato globale. D'altra parte, i progetti più grandi, quelli che si muovono nel mercato globale, hanno efficacia se sono capaci di radicarsi sui territori, quindi nel locale. La valorizzazione del prodotto tipico per eccellenza di Guilmi, che è la ventricina, si parte proprio da qui. Beh, io credo che vada dato un plauso a questa amministrazione, perché e quindi a questo, all'Unione dei Comuni, perché hanno saputo capire come oggi, se si vuole fare un salto di qualità in termini amministrativi, bisogna provare a vincere delle sfide europee come questa. Sempre più limitate risorse che, lo Stato mette a disposizione degli enti locali impone che per fare certi passaggi occorre cercare di intercettare le risorse europee, come hanno fatto loro con questo progetto Sagittarius. È particolarmente interessante perché significa che, pur essendo piccole realtà, sono riusciti a mettere su una progettualità di qualità tanto da essere premiati a livello della Comunità Europea. In particolar modo ritengo significativo sottolineare quello che giustamente diceva lei poc'anzi, la capacità di giocare questa partita in termini di localizzazione, come dice anche il titolo in inglese del progetto, che quel concetto filosofico, teorico, economico introdotto da Ralph Dahrendorf, che parlava della sfida della globalizzazione vinta in chiave localistica, cioè glocal. Quindi in un momento in cui le economie crescenti del terzo e quarto mondo attraverso la globalizzazione cercano di invadere tutto il mondo occidentale, in un momento in cui questa forte spinta viene da chi può produrre attraverso anche metodi in maniere a mio avviso deprecabilissime, penso alla Cina che per esempio produce a tutto costo sfruttando anche i bambini, e di questo purtroppo se ne parla sempre troppo poco, allora qual è la sfida con cui noi possiamo vincere questo attacco? È quello della localizzazione, cioè del ricorso alla identità territoriale, della valorizzazione del prodotto territoriale. A Guilmi sicuramente la ventricina è l'elemento cardine che caratterizza questo territorio, ma è tutto la Valle del Sinello che si caratterizza. Non a caso a Carpineto qualche anno fa fu inaugurato il Museo del Maiale, altra splendida iniziativa. Non a caso però che in questa chiave localistica noi dobbiamo non soltanto tenere presente la capacità di un territorio di produrre tipicità come la ventricina, ma anche di vendere il territorio a tutto tondo con la sua storia, la sua tradizione, i suoi costumi e la sua cultura. Il castello di Carpineto è un esempio splendido, ma anche il borgo di Guilmi ne è un esempio altrettanto rilevante. In questo, questa amministrazione qui, in questo ridente comune dell'Alto Vastese, ha già investito anche attraverso progetti turistici che ho avuto modo di apprezzare qualche tempo fa, vedendo la città d'estate piena di turisti venenti fuori dagli extra italiani, quindi turismo prettamente europeo e nord europeo. Se questo è il percorso, mi sembra che loro lo stanno cogliendo in pieno. Qual è l'obiettivo finale di questo progetto? Allora, l'obiettivo finale è mettere in piedi delle buone pratiche per fare della cultura il driver dello sviluppo economico, condividere tutte queste buone pratiche, fare sul territorio, su questa vasta area, 11 progetti pilota, perché questo significa far nascere la cultura all'interno dei soggetti che si muovono sul territorio di questa necessità dell'uso economico della cultura nel rispetto della cultura, dell'ambiente, quindi di uno sviluppo sostenibile, in mettere i semi di una voglia di cooperare a livello nazionale e transnazionale, logicamente, perché questa sarà la nostra forza, far sì che ci siano delle reti orizzontali rispetto alla globalità della nostra economia. Quindi noi invitiamo chiunque sia interessato a entrare con noi, perché poi tutto quello che viene elaborato durante questi 2 anni di progetto sostanzialmente diventeranno diritti acquisiti di quella che noi costituiremo verso la fine del progetto, cioè una ONG
la Sagittarius ONG, che farà da conservazione, da titolare di tutti questi diritti, di questo know-how, di tutte queste cose che noi database, tutto quello che realizzeremo in questi due anni, e che continuerà in prospettiva a lavorare in questo senso, diventare un nuovo soggetto giuridico che unisce, che aiuta tutti i partner che già ci sono e quelli che vorranno entrare. Quale tipo di partner state cercando? Noi siamo interessati ai soggetti pubblici, quindi qualsiasi essi siano, di qualsiasi livello, perché gli accordi, la rete deve essere multilivello. Tutti i soggetti privati che sono interessati, quindi ci può essere la ditta individuale, il grande imprenditore, chiunque, e poi il terzo settore, quindi perché tutti questi elementi e questi soggetti possono essere veramente interessati e interessanti per sviluppare questo nuovo processo di sviluppo. È un modello nuovo di sviluppo locale.